Eccoci nel secondo video in cui vi svisceriamo 75 curiosità sui 75 anni della NBA. Ciao, io sono Riccardo di Doppio Doppio. Oggi siamo nel secondo appuntamento di questa piccola rubrica sui 75 anni della NBA. Se ti sei perso il primo video, ti ricordo che qua sopra nelle schede o nei commenti trovi sicuramente il link per recuperarlo. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare attiva la campanellina, di seguirci su Twitch per avere un'interazione diretta con noi e anche su Telegram per chiacchierare sempre di basket e di NBA. Siamo arrivati nell'anno 1972-1973, in cui Will Chamberlain disputò la sua ultima stagione con i Los Angeles Lakers. Purtroppo però vennero sconfitti in finale dai New York Knicks, che vinsero il loro secondo e ultimo anello fino adesso. Nel 73 Bob McAdoo dei Buffalo Braves, ora Clippers, riuscì a guidare la Lega in due statistiche, punti medi e percentuale dal campo, rispettivamente con 30,6 punti di media e il 54% dal campo. È stato il primo giocatore dopo Will Chamberlain a replicare una statistica del genere e negli anni successivi soltanto Shaq riuscì a replicare una prestazione del genere. Per la prima volta dal loro trasferimento i Los Angeles Lakers mancano i playoff. In quell'anno viene anche modificata la regola dei playoff, in cui viene aggiunta una quinta squadra, una sorta di play-in tra la quarta e la quinta, che poi andranno a sfidare la prima classificata delle conference. Nelle finali del 1976 tra Boston e Phoenix Suns, per la prima volta si andò a un triplo overtime in gara 5. La partita si concluse per 128 a 126 per i Boston Celtics. Nell'annata 1976-77, Portland riuscì a vincere il suo primo e unico titolo. Ma soprattutto è l'anno della fusione tra NBA ed NBA. Quattro squadre NBA si uniscono infatti al campionato NBA, tra cui Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e i campioni in carica New York Nets, che si trasferirono poi a New Jersey. Nella stagione 1977-1978 saranno i Washington Bullets a vincere il titolo. Si imporranno per 4-3 sopra Seattle. In tutto ciò, Portland farà una grandissima regular season, ma si fermerà ai playoff per un infortunio a Bill Walton. La stagione successiva invece Seattle riuscirà a vincere, vinceranno infatti il loro unico titolo. Nella stagione 1979-1980 viene introdotto il tiro da 3 punti. Nello stesso anno Kareem Abdul-Jabbar vincerà il suo ultimo MVP della regular season. Detiene ancora il record, con 6 MVP vinti. La stagione successiva avrà un record alquanto particolare, infatti entrambe le squadre che raggiungeranno la Western Conference Finals, cioè Houston Rockets e Kansas City Kings, avranno un record negativo. Gli Houston Rockets riusciranno addirittura a raggiungere le Finals con questo record, 40-42. Nella stagione 81-82 i Denver Nuggets riusciranno a segnare 100 punti ogni partita della regular season. Concederanno però anche 100 punti ad ogni partita. È l'unica volta nella storia dell'NBA che si verifica un tale fatto. La stagione 82-83 segna l'ultimo anno per il commissario NBA Larry O'Brien. La NBA ha poi ribattezzato il trofeo per la vittoria del campionato in suo onore, dato il suo lungo mandato. Quest'anno, nonostante il talento, è l'unico anno per Julius Erving per la sua vittoria all'anello. Attenzione! David Stern è il nuovo commissioner della Lega, dopo Larry O'Brien. In aggiunta, i playoff NBA vengono estesi da 6 a 8 squadre per conference. È l'anno dove Kareem supera Will Chamberlain per punti all time, diventando leader. La stagione 1884-1885. La stagione 84-85 vede Michael Jordan come il suo primo anno nella Lega. È la prima volta nella storia che un rookie guida la sua squadra nelle quattro major stats, nelle quattro statistiche maggiori, che sono punti, assist, rimbalzi e palle rubate. Ed è la stagione successiva, la prima nella storia, che vede introdotto il premio di Most Improved Player, quindi del MIP, che verrà assegnato a Alvin Robertson dei San Antonio Spurs. La stagione 86-87 vede Len Bias morire di overdose subito dopo essere stato scelto alla prima dai Boston Celtics. Nella stagione 1987-88 si forma la coppia Jordan-Pippen. Nella stagione successiva Kareem Abdul-Jabbar si ritira come miglior scorer della NBA. Nel 1989-1990 c'è il back-to-back dei Bad Boys di Detroit. Il 91 è l'anno della prima vittoria dei Chicago Bulls. Da lì inizierà un'era targata a Michael Jordan. Nel 91 Magic Johnson annuncia il ritiro prima della stagione a causa della positività all'HIV. È la stagione 1992-1993. I Chicago Bulls completano il loro primo 3-peat. MJ è diventato un fenomeno globale.
La stagione 1993-1994 si gioca senza Michael Jordan. Olajuwon e i Rockets vinceranno il titolo. Per Hakeem ci saranno infatti molti premi questa stagione. Oltre al titolo infatti avrà MVP, Defensive Player of the Year e MVP delle Finals. La stagione successiva Olajuwon e i Rockets riusciranno a vincere in back-to-back, quindi due titoli in due anni. La stagione 95-96 vede il ritorno di Jordan. Nello stesso anno Abdul Rauf protesta durante l'inno e per questo verrà squalificato. Sarà lui il precursore di tutti i movimenti che vediamo oggi. Siamo arrivati quindi alla stagione 1996-1997. La NBA stilerà per i 50 anni una lista con i migliori 50 giocatori della storia. Io ti ricordo di lasciare l'iscrizione, attivare la campanella e un mi piace. Se vuoi restare in contatto con noi c'è Telegram, un gruppo fatto apposta. Se invece vuoi avere un contatto diretto abbiamo Twitch, siamo in live ogni settimana. Per questo video è tutto, ciao a tutti panchinari! Eccoci nel secondo video in cui vi svisceriamo le curiosità. Svisceriamo. Svisceriamo quando. Damn! Aspetta, che sennò me la perdo. Gang, 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 gang. Io do contenuti. Contenuti. Fusione. A parte gli scherzi, nel 1800. Sì, ciao. A parte gli scherzi. Adesso non riuscirò mai a farlo serio. La stagione 1884-1885. Dai, non faceva ridere. Guarda Nick. No, dai, la smetto, la smetto. Grazie. La stagione 84-85 vede Michael Jordan come il suo primo anno nella Lega. È la prima volta nella storia che un rookie guida la sua squadra nelle quattro major stats, nelle quattro statistiche maggiori che sono punti, assist, rimbalzi e... palle rubate. Ah! Ero indeciso se stoppate o palle rubate. In punti assist e palle rubate. E rimbalzi. E rimbalzi. Non mi era tanto forte che c'è rimbalzi. Grazie. No, davvero. Proprio... mi ero preso così bene, stavo andando partendo. No. È arrivato l'arrotino. Donne. Donne, donne. È arrivato Nick. È arrivato Nick. Arriva Michael Jeffrey Jordan. Da bambino quando giocava a calcio tirava il pallone e mancava la porta. Mancava la porta e i suoi amici gli dicevano: Michael, ma non fai mai gol, mai gol. E da lì arrivò Michael Jordan. Non fai mai gol. We'll be right back.